Wow, ragazzi, benvenuti in un'altra puntata con Don Vito. E rieccoci qua. Siamo di nuovo su Dark Souls. E aspettate un secondo che ho un avanzamento di livello. Mi ha detto la mia amica che non serve solo stamina, perché la stamina può essere utile, ok. Ma c'è bisogno pure della forza, o se no col cavolo che vado avanti. Quindi, bam, mettiamo un po' di forza. Grazie all'amica mia, ovvero Sebi, che purtroppo non so se quando sarà libero se potrà farà qualche video con me, non so, dobbiamo vedere come vanno le cose. Mi ha detto che più avanti ci dovrà stare il lupo. Vi ricordate nel video precedente che vi ho detto che là ci sta il lupo? Beh, adesso lo andremo a sconfiggere. Ovviamente, siccome sono abbastanza nabbo e non ce la faccio da solo perché purtroppo non ho la, come posso dire, non ho le agilità massime che mi consentono di essere super sgravo. Se sta, c'è stato un mini bug, vabbè, e quindi sono costretto a essere umano per evocare i due fantasmi, che lo vidi un video, ma non ci sono i fantasmi, non ci sono i fantasmi, raga. Per quale motivo non ci sono i fantasmi? Raga. Vabbè. Allora tenterò di farlo da solo. Salve. Ora sono miei amici questi, non mi attaccheranno. Certi dicono di ucciderli per farmare ogni volta, ma io preferisco non ucciderli, preferisco. Qua ci deve stare un altro. Ci deve stare un altro guerriero qua. Vabbè. Io preferisco non ucciderli. Perché almeno mi danno una mano. Cioè, mi ha detto uno che se uccido quelli, poi in futuro quando mi dovranno dare una mano non potranno più perché li ho uccisi. Poi non so se questa cosa è vera o no, o è perché non vuole farmi fare del farming per poter andare avanti facilmente. Ditemi nei commenti di preciso cosa succede se uccido, se respawnano, se succede altro. Bene, sono diventato umano inutilmente allora, cioè ho speso un'umanità senza alcun motivo. Ok. Bisogna andare da questo lato qua. E niente, io cercherò di fare il lupo, che ho visto nei video è abbastanza difficile da fare. Quindi che so, se perderò un paio di volte. Sapete che sono un nabbo, se perderò non vi lamentate, io voglio un aiuto, cioè senza aiuto non riesco ad andare avanti, cioè mi serve un segno di invocazione. Bene, non ho nemmeno oggetti per poter evocare dei fantasmi. Vabbè, ci provo. Speriamo che riesca a vincere. Qua ci dovrebbe stare un anello da qualche zona. Vediamo da qualche. Da questo lato ci sta qualche evocazione. Non andiamo contro la spada se non si attiva la cutscene. Quindi conviene fare una cosa prima. Ovvero stare qua e trovare l'anello del calabrone. Che mi hanno detto che l'anello del calabrone è utile per il PvP, perché anello, no, anello del potenza di attacchi critici. Quindi dicono se non sbagli backstab e frontstab più o meno. Poi non so quali attacchi critici in che senso. Io spero di non fare una figura di cacca con voi e spero di ucciderlo facilmente. Vediamo la cutscene. Io amo i lupi. Ci ho pure accarezzato un paio di volte dei lupi quando si sono fatte delle manifestazioni nella mia città. Ebbene sì, erano lupi veri, non lupi o cani lupi, erano proprio lupi che, cavolo, fa male. Non vedo nulla.
E gli attacco. Iata. Guarda, mi sono abbastanza fatto male. Iata. Oddio. Iata. Maledizione. Hanno detto certi che è meglio schivare i colpi e non pararli, perché è più facile schivarli che pararli, perché ti fanno consumare troppa stamina e potresti, diciamo, tra parentesi, andare all'altro mondo, come in questo istante. Ma dai, però sono riuscito a fargli un bel po' di danno. Ehi, non potete dire che ho fatto schifo, perché un bel po' di danno io sono riuscito a farlo. E rieccomi qua. Nessun segno di evocamento ancora, quindi significa che purtroppo dovrò andare avanti senza invocare nessun fantasma, senza nessun cavaliere. Ai, chissà. Oddio, che si è buggato. Non dovrebbe stare lì in fondo lui, eh. Muori, maledetto cane. Corri, mi serve a distanza, perché se non ho una distanza buona non riesco a giocare. No, solo un colpo alla volta. Aia. Ma dai, come cazzo mi ha colpito? Dai, fatti sotto. Dai, fatti sotto. Che? Hai paura? No, ma dai, porco Giuda, maledetto finocchio. E rieccomi qua, tentiamo un'altra volta di uccidere questo dannato lupo e lo uccideremo, porca miseria. Eiata. Eiata. Muori. Eiata. No, ma dai, non ti avevo visto alle spalle. Come i bulli. Merda. Come i bulli a scuola che si divertivano a colpirmi alle spalle quando uscivano. Uscivo di scuola. Che una volta gli dissi: perché non me lo fate in faccia a sfidarmi? Iata. Fatti sotto, ludo, stronzo. Ma dai, non è giusto che un colpo muoio. E che è? E eccomi qua, ritendiamo per l'ennesima volta, dai. Guarda. E la miseria. E via. E dai, ma almeno fammi entrare, porco Hitler. E per l'ennesima volta ritendiamo di fare il suo dannato boss. E io ovviamente non morirò. Maledetto. Ah. Muori. Ietà. Mamma mia, l'ho schivata, non so. Ietà. Aia. Oh, yeah. No. Ma dai, ma sei... Dai, ce la faccio. Ma dai, non è giusto che... Pezzo di merda, che magari tuo padre gli venga un infarto. Oh. Muori.
Yatta. Madonna. Ma dai. Odio quando ci mette l'ira di Dio a bere la pozione. Ah, vabbè, facciamo i boss. Non faccio sempre tendiamo, vabbè. Perché gli ha tirato un calcio. Maledetta mosca, ma non ora che sto giocando. Maledetta mosca. Giuro. Oddio. Che. Madonna ragazzi. Dai, 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 dai. Che poi fa certi movimenti che... Ta. Ta. Iata, iata. E maledizione. Merda. Ormai. Iata. Ia. Muori. Sì, giuro raga. Barcollo ma non mollo. Ho scoperto come fare per schivare i colpi. Yeah. Sì, sì, sì. Sì! 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 Cazzo! Sì! Ah! Ah! Sì! L'ho detto che ci riuscivo a ucciderli e io l'ho ucciso. Ah, sono più calmo ora. Dai, siccome questo video ci saranno solo fail e poi alla fine i video in cui riesco a ucciderlo, quindi cioè sto giocando in diretta, quindi questa è in, mentre oddio, mi sono spaventato nella foga che ho gridato come un pazzo, mi è venuto pure un po' il mal di testa, giusto che stiamo, sacrifichiamo quest'altra anima e va a quel paese. Mamma mia. E niente, finalmente ce l'ho fatta. Ora torniamo indietro e andiamo sia a potenziarci, che ne avrò abbastanza bisogno. Vai, poi vado a farmare qualche resina dorata da quelli là, vado a farmare qualche altra anima e vado a fare un po' di farming in privato, quindi senza registrare, senza che vi faccio vedere. Poi farò un video in cui andrò per i fatti miei, capi, facendo dei tagli, in cui andrò un po', starò qua, un po' starò dall'altra parte. Quindi sarà quel video che faccio, che so, gioco e farmo con voi e... Avete capito? Beh, io mi rinforzo la forza. Usa anima di Sif, sì. 16.000 anime.
Oh mio Dio. Vabbè, forza 29. Sì. Dopo ritornerò di sicuro a farmare, a fare un po' di farming per riuscire a come si chiama? Per riuscire a potenziare di nuovo la stamina. Ho visto che mi rimane un altro po' di anima ancora addosso. Cioè, sono riuscito. Avanzamento di livello, vabbè, forza a 30. Oh, mamma mia, che è? Sono abbastanza forte. Anzi, voglio fare una cosa. Giusto per parlare un po' con voi, perché il video è durato poco. Dopo vado a vedere che anello, anzi, dopo andiamo a vedere l'anello che abbiamo droppato. Colpisci. Yatta! Dai, spara qua. Yatta! Salve papà. Vabbè, i miei genitori mi hanno detto di non gridare, ma fregami la mente perché io grido quando mi pare e piace. A me quello è pure caduto giù. Cioè, sono aumentato. Ho avuto tante anime, tanta fortuna, tanta sfortuna pure. Yatta! Scusate se a volte sono stato non in silenzio, ma non ho parlato mentre stavo combattendo contro il nemico, perché istintivamente mi concentro e a volte mi scordo che sto registrando, anche se l'ho messo la registrazione 2 secondi dopo, mi scordo che sto registrando e quindi si sa che un video non parlato è come una ragazza con il pisello, non ha, cioè. Quindi, ora vediamo cosa abbiamo droppato da quel dannato lupo. Bene, ho trovato un anello, mi ha droppato, che supera l'abisso. Non so cosa voleva vuol dire in con supera l'abisso. Non so se forse dove stanno gli scheletri, boh. Ci potrei andare e vedere se è per quello. Beh. Che dirvi? Grazie a tutti di aver visto questo video con tanti fail. Tra un po' me ne dovrei pure, anzi, dovrei andarmene tra 10 minuti. E che dirvi? Se il video vi è piaciuto, so che è stato abbastanza brutto come video. Scusate se a volte sono in silenzio, ma voglio fare una mega backstab. No, non ci sono riuscito. Vabbè, voglio fare un backstab. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, condividete e al prossimo video. Ciao! Mamma viva, ce l'ho fatta, ho fatto un boss. Evviva!